Potente, appa ragazzi, qua Max Logimigato, oggi sono da solo e sono qui a presentare il mio nuovo video. Che ragazzi, un nuovo video abbastanza speciale e credo che sia molto utile per la maggior parte di voi, perché oggi sono qui a presentarvi lo squad builder che potete, o meglio la squadra che potrete utilizzare durante la St. Patrick's Cup. Innanzitutto, se mi state sentendo quasi ridere, è perché è tipo la nona volta che cerco di fare questo commentary, quindi speriamo che questa volta sia la volta buona. E poi ragazzi, iniziamo subito col dirvi, o meglio col presentarvi questa coppa. Questa coppa è quel particolare torneo che FIFA Ultimate Team mette ogni anno durante il giorno di San Patrizio, o meglio in occasione del giorno della festa di San Patrizio. Quando è questa festa? La festa è il 17 marzo 2014, è ogni 17 marzo. E appunto per coronare questa festa FIFA Ultimate Team ha deciso di fare un torneo apposito. Solamente, come si fa a partecipare a questo torneo? Per partecipare a questo torneo ci sono dei requisiti anche abbastanza tattici. Infatti, per partecipare si può avere o una rosa costituita tutta da giocatori irlandesi, o una rosa costituita tutta da giocatori del Northern Ireland, oppure una rosa costituita da tutti quei giocatori che giocano nello stesso campionato. Che campionato sarà? Ovviamente campionato irlandese. E quindi ho detto, eh no, io non posso far vedere ai miei iscritti che squadra io utilizzerò per questo torneo. Ed eccoci qua a presentarla. Innanzitutto ci tengo a dire che ovviamente i prezzi sono anche abbastanza alti. Questo perché, come avevo detto, voi vi dovevate tenere gli irlandesi che trovavate nei pacchetti per appunto rivenderli durante la Coppa di San Patrizio. Perché? Perché dato che la gente la vorrà fare, è disposta anche a pagare assai per dei giocatori che non valgono niente pur di cercare di partecipare a questa coppa. Infatti io adesso vi proporrò quella che secondo me potrebbe anche essere la miglior squadra per questo torneo. Però ovviamente, e però ha un suo determinato prezzo. Infatti andrò a spendere 70.000 crediti solo per gli attaccanti. Quindi vi proporrò anche una versione, o meglio vi dirò che giocatori potreste utilizzare al posto dei giocatori che ho utilizzato io, appunto per spendere meno. Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica. Poi sono abbastanza contento perché io avevo detto, o meglio per gli iscritti che mi avevano chiesto se secondo me ci sarebbe stata questa coppia, gli avevo detto di sì. Quindi mi sono rivelato quasi veggente, una cosa abbastanza tattica. Comunque poi vi volevo un attimo dire grazie per tutto il supporto che mi state dando per gli ultimi video. Veramente, poi ho visto anche di aver raggiunto il traguardo dei 300 video e ragazzi è una cosa fantastica. Perché non me ne sono accorto? Perché, come credo molti di voi sappiano, io carico video perché mi divertono, quindi non sto attento a quanti video carico. Se però ora state notando una mia minore attività, diciamo, sul canale, questo è perché devo studiare e ho altre cose da fare. Ovviamente YouTube sarà sempre per me un divertimento. Questo è anche perché il motivo per cui non vi carico più un video al giorno, sia perché non ho più tempo, ma perché poi dopo un po' iniziano i video che si caricano ogni giorno, iniziano quasi ad essere monotoni, si dicono le stesse cose, si fanno sempre le stesse serie. Quindi io magari preferisco portarne uno ogni due, ogni tre, per farci due risate insieme, ma che abbiano qualcosa di speciale, che spero voi possiate cogliere. Comunque io direi di partire. Anzi, prima di iniziare volevo ricordare di passare da FIFA Coin Test, il link lo trovate in descrizione, e partiamo subito. Innanzitutto ragazzi, vi presento subito l'elemento che fa più defecare della squadra. Infatti in porta sono costretto ad utilizzare Given. Allora, dico che sono costretto perché è l'unico giocatore o l'unico portiere oro che ho. Perché secondo me per i portieri su questo FIFA non esistono portieri valutati poco e buggati. Quindi ho detto, devo prendere quello valutato massimo. In questo caso è Given, se non mi sbaglio. E ragazzi, se voi avete un giocatore, un portiere irlandese più abbastanza forte, magari anche d'argento o bronzo, scrivetemelo nei commenti, perché a me Given fa veramente schifo. È proprio l'unico giocatore della squadra che non vi consiglio. Perché vi dico questo? Perché il resto della squadra, ragazzi, mi è piaciuto veramente tanto. Infatti andiamo a vedere la difesa. Allora, in difesa utilizzo Gunning, ragazzi, o Gunning, chiamatelo come volete. L'ho pagato la bellezza di 200.000 crediti, che è un sacco. Però anche la sua versione non in forma, quella normale di bronzo, costa all'incirca 10.000 crediti. Ma avevo provato anche quella e vi posso assicurare che è fortissima anche quella. Ma questa, ragazzi, ha qualcosa di magico. Io mai me lo sarei aspettato così forte. Se non avete i soldi per comprarvi neanche la sua versione non if, che giocatori, o meglio che difensori vi consiglio? Ve ne consiglio uno perché gli altri due saranno molto economici, che è questo qua, Denney. L'ho pagato 750 crediti, ma ha delle statistiche in game abbastanza forti. Ora non ho la possibilità di dirvele perché non ho footed davanti, ma se l'ho scelto c'è un motivo. Poi vabbè, come terzino destro vi consiglio anche Kelly. Passiamo invece agli altri due difensori
servitore centrale. Allora, da una parte utilizzo Clark che, ragazzi, l'ho pagato 8800 crediti, quindi anche abbastanza. Però lui ha un'ottima forza fisica, un'ottima difesa e un ottimo colpo di testa. Infatti, secondo me, per questo turno li potete anche spendere 8800 crediti. Mi ricordo che su FIFA 13 costava 9000 crediti Dunne, che era un giocatore veramente scarso per essere un difensore. E poi altro difensore centrale utilizzo Keog, che gioca nel Derby Country. Ecco di quale stemma è la mia squadra, di quale squadra è il mio stemma. Sì, scusate. E l'ho pagato 4900 crediti. Anche lui l'ho pagato tanto, però vi ho già detto il motivo. Comunque 70 di velocità, 71 di difesa e 73 di testa lo rendono un giocatore veramente forte per quello che l'ho pagato. Perché alla fine, va bene, può essere anche considerato come difensore buggato. E passiamo invece al centrocampisti difensivi centrali. Allora, da una parte utilizzo Wilson, ragazzi, l'ho preso, se non mi sbaglio, anche lui per l'alto valore di difesa. Infatti ha 74 di difesa, vabbè, poi 68 colpi di testa, 65 di velocità. Comunque gioca nello Stoke City, ho fatto solo due partite con questa squadra, mi ha fatto 0 gol, però come vi ho già detto mi trovo veramente bene. E ragazzi, ha 4 stelle di piede debole, quindi potete utilizzare anche il sinistro, che è una meraviglia. E passiamo invece all'altro centrocampista difensivo centrale. Come altro CC, o meglio CDC, utilizzo McCarthy, che gioca nell'Everton. Giocatore oro, l'ho pagato solamente 1300, infatti ve lo consiglio alla stragrande. 4 stelle di mossa piede debole, anche lui molto forte. 3 stelle di mossa abilità, alto 180 cm. Devo dire che mi è piaciuto anche lui. Ma io adesso vi dirò ogni giocatore che mi è piaciuto, perché mai mi sarei aspettato che questa rosa mi piacesse così tanto. Mi è veramente piaciuta, e se avete le possibilità, se disponete dei crediti necessari, provatela, perché è veramente una roccia, si possiamo così definirla. Come CC, o meglio come CDC, potete utilizzare anche Gibson. E se non volete, potete utilizzare anche Gleason. Ora magari vi lascerò le foto. Che gioca nella Football League 1, nell'MK Dons. È un CDC e costa la bellezza di 2000 crediti, quindi veramente poco. Passiamo agli esterni. Allora, come esterno destro, utilizzo McGeady, che avevo trovato in un pacchetto, non so proprio quanto costi. Come vedete sono il primo proprietario, 5 stelle di piede debole, 4 stelle di mossa abilità. Non avete i soldi per comprarvi McGeady? Non è un problema, perché potrete assolutissimamente provare Ayes. È un argento irlandese, ovviamente. In che squadra gioca? Gioca nell'Aberdeen, anche lui sempre nella Scottish Premier. E ragazzi, costa solamente anche lui 2000 crediti ed è veramente forte. Poi invece passiamo all'esterno sinistro. Esterno sinistro utilizzo McLean, e ragazzi, McLean a me piace un sacco. 2 partite, anche lui 0 gol, però 2 stelle di piede debole, che fa abbastanza schifo, ma 4 stelle di mossa abilità, e i suoi workers secondo me sono molto buoni. Infatti ha alto e normale, con lui potrete andare a tirare anche abbastanza bene, ma fare anche le skill. Quindi ragazzi, lui ve lo consiglio, l'ho pagato 9400 crediti. Se non avete i crediti per provare lui, vi consiglio di provare, aspettate un secondo, Brady, che costa all'incirca la metà. Infatti costa 5000 crediti, è forte anche lui, ma tra McLean e Brady io non... cioè, è veramente più forte McLean. Passiamo al reparto avanzato. Infatti come COC utilizzo Ireland, che mi piace qualche volta sì e qualche volta no. O meglio, in una partita mi è piaciuto e nell'altra no. Infatti magari andrò a provare Gibson direttamente, come anche Holahan. E niente da dire. Poi altri, come altri COC, vabbè, vi riconsiglio il pelatone di prima, adesso non mi ricordo più come si chiami. Si chiama Flood, se non sbaglio. Sì, si chiama, vi posso anche consigliare Flood. Comunque io preferisco utilizzare lui, perché rispetto a Flood ha un passaggio un po' più elevato. Infatti Flood ha 63, mentre Ireland ha 71. Passiamo invece ai due attaccanti. Infatti come due attaccanti utilizzo da una parte Long, pagato la bellezza di 47.750 crediti, e dall'altra utilizzo Stokes, pagato la bellezza di 19.750 crediti. E ragazzi, devo dire che a me questi due attaccanti piacciono veramente tanto. Se avete la possibilità di provarli, prendeteli, perché sono veramente forti. In alternativa, che giocatore vi consiglio? Allora, per primo c'è ovviamente Robbie Keane, che costa all'incirca sui 3000-4000 crediti, 4 stelle di piede debole, 3 stelle di mossa abilità. Non l'ho mai provato, quindi potrebbe anche essere un giocatore buggato, chi lo sa? Fatemi sapere se voi l'avete provato, se lo definite tale. E poi affiancato da Madden, chiamatelo come volete, costa all'incirca sui 2500 crediti. Comunque è un attaccante che ha 82 di velocità, quindi non mi sembra affatto male. Ovviamente se avete crediti necessari, prendete questi due attaccanti, perché sono veramente forti. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, e vi devo dire una cosa: domani ragazzi mi sa che farò due video. In che senso? Uno lo farò uscire per dirvi cosa dovete fare
che tipo di compravendita dovete fare durante questo torneo, proprio durante, non prima e non dopo. E secondariamente, forse nel pomeriggio, prima di uscire, appunto prima di uscire la sera, farò un video nel quale, farò un live streaming nel quale cercherò di vincere questo torneo. Quindi ragazzi, se potete fatemi scrivetemi qui sotto se a voi lo vorreste vedere, oppure se ci sareste a vederlo, se sareste disponibili a vederlo nel pomeriggio. Cerchiamo di far raggiungere questo video 2000 mi piace. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente. Ci sentiamo al prossimo video. Bolla!